Eccoci ad una nuova puntata di IG Club. Questa sera abbiamo con noi una delegazione, chiamiamola così, della CBF Balducci HR Macerata, composta appunto dal coach Stefano Saia. Buonasera, buonasera coach. E poi abbiamo con noi Alessia Masciul e Aurora Morandini. Buonasera ragazze. Buonasera. Ecco, stasera finalmente possiamo parlare un po' di volley, se no si parla sempre di calcio a questo tavolo, sinceramente ci ha stufato. Ecco, parliamo appunto di questa stagione che sta appunto andando in maniera travolgente per l'HR Volley. È una squadra che però noi abbiamo questa sera ospite proprio dopo la seconda sconfitta stagionale, che è arrivata appunto in seguito a 11 vittorie consecutive. Ironia della sorte un po'. Sì, ironia della sfortuna forse. No, non lo so, è una, comunque una buona stagione, sono contento del percorso che stiamo facendo. Siamo incappati in un passo falso sabato, ma siamo già tornati in palestra oggi per ricominciare a lavorare con la testa alla prossima partita, perché il campionato è lunghissimo e ancora tutti i giochi sono da fare. Ecco, voi di solito giocate la domenica, no? Quindi secondo me aver giocato di sabato in casa che ha portato male, potrebbe essere, no? No, dai, non diciamo questo, però ecco, sì, solitamente giochiamo la domenica, adesso ci capitano un po' di partite di sabato, quindi ecco, speriamo bene che non sia solo sabato a portarci sfortuna, perché sennò andiamo male, però ecco, adesso testa alla prossima partita e vediamo. Ecco, questa squadra, no, ha visto dei nuovi inserimenti a partire da quest'estate, a partire dalla panchina, e poi voi due che siete appunto delle nuove arrivate, come vi siete inserite, no, in questo ambiente arancio-nero? Sicuramente ci siamo inserite molto bene sin da subito, c'è stato veramente del feeling a partire sin dal primo giorno, dalla prima settimana, e poi è stato un crescendo, quindi il gruppo è un gruppo solido, bellissimo, si lavora bene, siamo serene, insomma non è scontato riuscire a creare un gruppo così a partire proprio dalle prime settimane di preparazione, quindi penso sia davvero una fortuna questa. Ecco, una domanda che giriamo anche al coach: questi primi 6 mesi a Macerata come sono andati, come si sta, no, in questa città? Si sta molto bene, diciamo che per quanto mi riguarda purtroppo la vivo poco, perché viviamo tanto al palazzetto e quando posso, quando riesco, vado molto volentieri in centro anche solo a passeggiare, perché è una città splendida, credo molto a misura d'uomo per quello che mi riguarda. Sì, arrivo da Milano e quindi è molto diversa la situazione, ma è una situazione decisamente più vivibile e confortevole, è qualcosa che ti scalda. Ecco, una città che poi tra l'altro ha anche una importantissima tradizione pallavolistica, credo, no, questo sia tangibile anche voi che appunto giocate per questa città, non la sentite questa cosa? Sì, sicuramente è una città molto calorosa, e questo lo vediamo tutte le domeniche al palazzetto, perché è sempre pieno, e infatti invitiamo ancora anche gli altri a venirci a vedere, anche perché giocare con il palazzetto pieno penso sia un'emozione bellissima, e quindi sì, sicuramente è una città molto calorosa, e questo ci fa piacere a tutte quante. Ecco, torniamo al campionato, un campionato che lei, coach, ha già vinto questa categoria. State andando benissimo, cosa serve, no, per continuare a stare lì in alto? E non so se si aspetta qualcosa in particolare da questa seconda parte di stagione. L'unica cosa che serve è continuare a vincere, questo credo che sia abbastanza, in termini proprio, abbastanza chiaro. Il fatto che io lo abbia già vinto è un dato di fatto, ma ogni anno è qualcosa di nuovo e di diverso, e questo è proprio il bello del mio lavoro. Sono spesso, ripeto, quando mi fanno questo tipo di domande, che la vittoria più bella è la prossima, e questo stiamo cercando di costruire tutti insieme, cioè una vittoria e un traguardo importante che questa società vuole raggiungere e che tutti quanti insieme, giorno dopo giorno, stiamo cercando di costruire. Ecco, sicuramente la vittoria più bella è la prossima, ve lo dicevate anche durante la lunga striscia di queste 11 vittorie consecutive. Non è sicuramente un dato banale, no? 11 vittorie consecutive non si ottengono tutti i giorni. Come è stato, no, appunto, creare questa scia? Ogni partita, no, era appunto, come dice il coach, ogni vittoria più bella è la prossima. No,
No, sicuramente finita una partita si archivia e si pensa subito alla partita dopo, si prepara la partita dopo e cerchiamo sempre di scendere in campo con l'attitudine migliore possibile per affrontare ogni partita. Poi ovvio ogni partita ha la sua storia, si sa, quindi dopo 11 vittorie può capitare magari una partita storta, ma l'importante è tornare al lavoro e avere subito il focus per la partita dopo. Ecco, nel calcio non ce la facciamo, purtroppo, più fortino è non parlare di calcio. Si dice che i campionati, nella parte più importante, no, in cui si vincono, è a gennaio e poi la volata finale. Nella pallavolo si può dire la stessa cosa? Ma dipende molto dal tipo di campionato. Non conosco molto il mondo del calcio, nel mondo della pallavolo quello non lo so, ma nel mondo del calcio sì, buonanotte, della pallavolo stiamo iniziando a influenzarla, speriamo di no. Noi abbiamo diversi tipi di campionati a seconda della categoria, per cui il nostro campionato di A2 è molto complesso, molto spettacolare forse per chi lo vede, un po' più difficile da giocare per chi c'è dentro, perché noi dobbiamo giocare una regular season con un girone d'andata e un girone di ritorno con 20 squadre divise in due gironi. Le prime 5 di ogni girone si affrontano in una successiva pool promozione, di cui la prima acquisisce direttamente il diritto a passare in A1, mentre poi dalla seconda alla quinta classificata si disputano i playoff per la seconda promozione. Quindi abbiamo una stagione piena di sbarramenti, il primo alla fine del girone d'andata per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, poi alla fine del girone di ritorno per la classifica della pool promozione, poi la pool promozione e poi i playoff. È un campionato lunghissimo dove non ci si può permettere di perdere neanche un punto, perché veramente poi le classifiche diventano molto corte e anche un punto può fare la differenza tra riuscire a passare alla fase successiva oppure no, ed è abbastanza snervante e molto impegnativo per le squadre che lo giocano. Ecco, quindi sarà sicuramente una stagione lunga, impegnativa, ma sicuramente i ragazzi faranno trovare pronte. Ecco, adesso stasera non perché ce l'abbiamo qui con noi, però anche col coach immagino vi trovate alla grande. Sì, sì, diciamo che andando avanti nel corso dell'anno il rapporto è sempre migliore, così tra di noi ma anche col coach e con tutto lo staff, e appunto penso che per raggiungere l'obiettivo sia una cosa fondamentale che ci sia un gruppo solido, non solo di noi ragazze ma anche con tutto l'ambiente esterno, ecco, cioè esterno un po' interno. Ecco, io ahimè non conosco benissimo la vostra carriera. Voi la 1 l'avete già, diciamo, assaporata, la Serie A1? Io ho avuto occasione di assaporare la 1 nel 2021, quando ho fatto le giovanili con la Bartoccini Fortinfissi, e stando nelle giovanili ho avuto occasione di, ecco, allenarmi con la prima squadra e essere in partita anche con la prima squadra, e devo dire che sì, beh, diciamo che è un sogno per tutte noi giovani pallavoliste, inutile negarlo, però ecco, adesso si lavora sodo per raggiungere la 1, ecco. Chiedo anche alla tua collega se le piacerebbe giocare in A1 con la maglia dell'HR Macerata. Questa a chi non piacerebbe, ci sei. È la risposta ovvia. Bel salto. No, comunque per me questo è il primo anno di A2. Okay. E non avevo mai fatto esperienze prima in questa categoria, e quindi diciamo per me è stata tutta una novità quest'anno. Si sente, no? Diciamo tra le categorie che c'è abbastanza differenza. Sì, esiste una bella differenza tra la 1 e la 2, una differenza ovviamente dovuta al tipo di giocatori, e una differenza che purtroppo è dettata anche da qualche situazione strutturale dei due campionati, che sono costruiti in maniera molto diversa e che tendono ad accentuare queste differenze con la grande difficoltà di chi viene promosso dalla 2 alla 1 di porsi l'anno successivo con la giusta preparazione, perché ci sono dei periodi di mercato diversi, sì, delle situazioni anche di logistiche diverse. Tieni conto che il campionato di A1 comincia il mercato verso marzo, anche se in realtà qualcosa si muove già adesso. Le squadre che vengono promosse dalla 2 alla 1 possono fare mercato
da aprile in poi vuol dire che praticamente il mercato della 1 è già chiuso. E una neopromossa che si pone magari nella categoria più alta per la prima volta fa anche fatica a trovare giocatori. Certo. Questo è purtroppo una realtà che mette in grossa difficoltà le matricole, però spero che diventi un nostro problema l'anno prossimo. Ce l'auguriamo anche noi perché ovviamente avendo vissuto la stagione passata, davvero abbiamo visto innanzitutto la città di Macerata, soprattutto dal punto di vista sportivo, avere sempre una risonanza maggiore. Poi ovviamente è sempre un fiore all'occhiello, no? Della città appunto avere una squadra che gioca in categorie così importanti. E adesso ci si ferma, no? C'è la sosta. Dove? Quando? Non credo. Non ci si ferma. No, noi giochiamo il 23 a Lecco, il 26 siamo di nuovo in campo qui, poi Il avremo... 25 dicembre non si gioca bene. Cioè... No, ci si allena perché il 26 si Ah. gioca e poi avremo fortunatamente la possibilità di fare un piccolo break per Capodanno e poi si rigioca di nuovo il 6. Quindi grosse pause non ce ne sono, anche perché, ripeto, è un campionato fitto di partite e di appuntamenti. Ci riposeremo ad aprile quando sarà finita. Beh, insomma, non è una vita stancante quella delle pallavoliste, no? Diciamo... Una vita fatta in palestra, sì. Quello Però si sì. fa volentieri perché si fa quello che ci piace fare. Sì. Ecco, vedi, questo è uno spot davvero bellissimo per questo sport. E, quindi ecco, non ci sarà la sosta, si giocherà anche durante il periodo natalizio. E allora quale miglior regalo, no? Di vincere proprio queste due partite? Cerchiamo di farcelo, anche quando non è Natale cerchiamo di farcelo questo Vabbè, certo, regalo, eh. sì. Se possibile ce lo Però, regaliamo, sai, fare siamo... passare le feste, no? Avendo vinto, Sì, poi è sempre sempre meglio. meglio vincere piuttosto che perdere. Detto questo, ci sono anche gli avversari. Noi sono assolutamente convinto che ci presenteremo in campo sabato, perché la prima partita è sabato, con l'atteggiamento migliore possibile e che proveremo, perché so che queste ragazze lo faranno e l'hanno fatto fino adesso e continueranno a farlo, con grande determinazione a perseguire un obiettivo che questa società vuole fortemente, al netto di tutte le situazioni, i problemi, le difficoltà che possono o potranno esserci, ma vedo una società veramente determinata nel voler tornare nella massima serie. Quindi noi cercheremo assolutamente di perseguire questo obiettivo e ci proveremo con tutte le nostre forze. Immagino, no? Vi accodiate a quanto detto dal coach. Certo. È Per contratto. una leadership importante. Il coach è subito convinto le proprie giocatrici. Benissimo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Adesso proseguiremo questa puntata con il presidente della CBF Volley, Pietro Paolella. Noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo al coach, alle ragazze per questo proseguo di stagione. Noi siamo qui, quando volete venirci a trovare, ci faremo un'altra bella chiacchierata. Grazie mille, viva il Grazie. lupo e buon Natale. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ok. Ecco, in questa seconda parte di puntata dedicata alla CBF Balducci Elvia Regina Volley, abbiamo con noi il presidente Pietro Paolella, che stasera gentilmente ci ha concesso la sua presenza qui a questo tavolo, con il quale appunto avremo il piacere, no, di fare due chiacchiere su questa squadra, sulla sua storia e sui suoi obiettivi futuri. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti gli spettatori, ma per me, diciamo, da persona nata, cresciuta e vive a Villa Potenza, questo da parte mia è un grande orgoglio. Tra l'altro, se tutti i ragazzi, ma c'è persone che abbiamo fatto anche un po' di storia con le associazioni precedentemente, con Grande Isidoro, non so se lo conosci, Giuseppe Di Isidoro. nome. Quindi per me è veramente la storia. In sintesi, perché effettivamente la storia parte quasi dal 1975, quando è partito il calcio, perché questa, ricordiamoci, era una polisportiva, quindi Certo. polisportiva di Regina, poi il grande Tito Andinori che faceva parte del consiglio, e verso gli anni, non ricordo bene, 84-85, è venuto questa idea, dice vogliamo fare una cosa, dice essendo una polisportiva, perché non la ampliamo un pochettino? E iniziamo a fare la pallavolo. Abbiamo iniziato
una seconda divisione. All'inizio era una società mista, sia maschile che femminile. Poi chiaramente con gli anni, io nel frattempo stavo sempre vicino alla società, ma facevo l'arbitro di pallavolo, quindi essendo l'arbitro non potevo... Avevi coperto diversi ruoli, sì, insomma. Sì, fatto il fiduciario, gli arbitri. Diciamo che l'arbitro, la prima parentesi, è una scuola di vita. Non sembra, ma non è facile, non è facile. L'arbitro ce l'ha tutti, ma è normale, essendo una persona umana, sbaglia come sbaglia. Però probabilmente io parlo per me, ma parlo anche per la categoria, se sbaglio in buona fede. Detto questo, in pochi anni, verso il 2012, sempre alla guida del presidente Vito, con tutta la famiglia, e sta squadra dai campionati regionali è passata per la prima volta al campionato nazionale B2. Ha fatto 2-3 anni di campionato B2, poi la storia recente purtroppo a Tito ce l'ha portato via. Lui nel frattempo con la famiglia mi aveva chiesto se come arbitro, come persona, che io fondamentalmente sono stato sempre dentro la società, sì, anche quando facevamo i tornei dei minivolli, che adesso si chiama S3 al Cernofiere, e lì era un successo perché c'era sempre dagli 800 ai 1000 bambini. Hai vissuto dall'inizio questa storia? L'ho vissuta sempre, chiaramente Tito è stata una mancanza grande. Consideriamo che come un padre di famiglia, e non è semplice, chiaramente ognuno di noi ha la sua personalità e non si può sostituire. Certo. Però mi ha detto, mi ha imparato tanto, mi ha imparato tante cose, poi io facendo anche l'altro ho messo a frutto quello che era la bellezza di questo sport. E niente, Tito ci è venuto a mancare il 10 luglio e io il 15 sono diventato presidente perché c'era fare l'iscrizione al campionato. Certo. Di presidente. I tempi corrono, i tempi nello sport. Corrono, poi c'era un po' chiaramente come all'interno di una casa, dicevo prima, come se un padre di famiglia ti viene a mancare, quindi c'era una divisione totale. È venuto alla mente che dico, guarda, io l'ho fotonato, ma dobbiamo portare sta squadra in Serie A, ma devo essere onesto, l'ho detto soprattutto perché mi è uscito, ma perché io dentro di me dico, se io un domani devo prendere la Via Regina potrebbe essere un sogno e ci vorrei provare, ma così. E comunque quell'anno con Giganti siamo andati a fare la prima volta la Coppa Italia, siamo fatti una bella trasferta in Sardegna, ci ha preso bastonato, però andando in Sardegna siamo andati. L'anno successivo abbiamo perso la prima partita e poi l'abbiamo vinta e siamo andati in B1. Poi abbiamo fatto due anni in B1 e il terzo anno abbiamo cambiato allenatore. È stata una scelta, devo dire, all'epoca un po' dolorosa, perché però noi puntavamo soprattutto sul giovanile, sì, allenatore che avevamo preso, che è stato 7 anni con noi, Luca Panicoli, che ringrazio pubblicamente perché ci ha portato. Ha fatto la storia della GBF Volley. Sì. E diciamo con un po' d'anni, con un po' di capacità, perché c'è adesso un po' di fortuna. Quindi tutte le atlete che sono passate all'Angelo devo ringraziare tutte, perché senza di loro non si riesce. È arrivato il sogno, è arrivato il sogno di questa uno. Chiaramente, come dice il coach, noi abbiamo finito il campionato il 21 maggio. E il 21 maggio di giocatrici non ce n'era più. Poi nell'esperienza si paga tutte le cose, che sicuramente anche noi come società probabilmente avremmo sbagliato qualcosa, non siamo riusciti a maniera. Ma l'esempio è Pinerolo, che l'anno scorso Pinerolo, che era una neopromossa come noi, si è salvata l'ultima giornata, quest'anno sta quarta, quinta, cioè sta facendo un campionato molto, molto. Quindi questo ti fa capire che se si fa le cose per tempo, tra l'altro è una società tipo la nostra, fatta di gente, noi ancora il volontariato fortunatamente c'è, se no è cambiato tutto, cioè a fare una bisogna, c'è anche bisogno di persone professionali. Certo. Quindi noi l'anno scorso abbiamo cambiato il nostro responsabile delle comunicazioni, che è Carlo Belli, che io ho sempre detto che è come se noi avessimo preso l'Econo, come, perché sa fare il suo lavoro, un guru del settore. Poi quest'anno è arrivata Lucia Vosetti, che è un'altra figura che non è che l'avevo presentata io. Quindi avete scelto la nostra società, per lei una nuova esperienza, però insomma sono tante figure che noi cercheremo, perché l'intento della società chiaramente è quello di poter regalare di nuovo a Macerata il sogno a Villa Potenza. Io posso aprire una parentesi senza polemica, però Villa Potenza non risponde
voi pallonari, purtroppo, ragazzi, io ho fatto il presidente dell'Elvia Reggio di Calcio, l'ho detto per tanti. Quindi ne sa benissimo certe dinamiche. Per me l'Elvia Reggio è nel cuore, sì. Però non si può. Cioè, secondo me, questa frazione non ha colto la grande opportunità di avere, perché secondo me è un sogno, cioè sì, no, un ma... paese di 3.500 abitanti, non ha colto il segno che noi stavamo alla massima serie con tutte le giocatrici più forti al mondo. Mm. E a parte qualche appassionato del Villa Potenza, non è che c'è grande seguito, anche se il palazzetto, dobbiamo dire, fortunatamente... Sì, ce lo dicevano prima, sì, anche le ragazze. C'è gente, però noi io... E come dicevo, quel signore che si chiama Giuseppe Isidori, sì. Abbiamo fatto... Ah, adesso mi viene in mente chi abbiamo è. Fatto tanto, ma è giusto, ma non ce la comandava nessuno, perché lo sentiamo. No, siamo, vabbè, certo. La passione muove il mondo. E portare una squadra non è facile, ragazzi, veramente. Poi c'è tante circostanze, perché da soli non si fa nulla. Certo. Quindi io ho la fortuna di avere tanti collaboratori validi, che gli piace e che sono volontari di questi periodi, che poi sulla nuova... riforma dello sport, nemmeno i volontari comincia a essere difficile pure per lo so. Però ecco, in sintesi, chiedo scusa che ho rubato tempo, però questa in sintesi è la storia. Chiaramente, come va seguito il calcio, perché ricordiamo, questa è, ripeto, la Napoli Sportiva, abbiamo la fortuna di avere, l'anno scorso è stato 2 volte Sky e 2 volte e 3 volte la Rai. Il massimo livello italiano, quindi, cioè. Quindi io direi un pochettino più d'attenzione, per normale che ognuno deve fare quello che è bello. La soddisfazione è stata che quando abbiamo vinto, che poi non l'abbiamo detto, ma nel frattempo abbiamo vinto anche la Coppa Italia 3 anni fa. Giusto una coppetta, ma così io ho visto tanti pallonari che sono, quindi quello ma ancora orgoglioso, certo. perché fondamentalmente è come la squadra del cuore. Uno nasce interista, muore interista, o juventino, milanista, per carità. È l'unica cosa che ancora non si cambia mai. Quindi questo, colgo l'occasione, vi invito. Tutto questo, come siamo riusciti a farlo? Grazie soprattutto a una famiglia, a uno sponsor. Sì. Sponsor sono stati tanti, però tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se non c'hai supporto e non c'hai qualcuno che ci crede, quindi per noi la GPF Valducci, che la squadra si chiama così, dobbiamo, ma no, tanto. Molto, ma molto di più, perché è uno sponsor incredibile, una famiglia appassionata, è una famiglia che ci segue, ci supporta e ci sta sempre vicino. Quindi per me, onestamente, a fare presidente, avendoci delle persone così dietro, diciamo, il compito me lo rende molto più facile. Beh, quella sicuramente dell'unione fra i due, diciamo, mondi, quello dell'HR Volley e quello della CBF Balducci, è stato un matrimonio davvero riuscito alla grande, direi, appunto per i risultati che poi sono stati raggiunti. La storia che ci hai, diciamo, riassunto, no, in questo tuo incipit è stata seguita anche dal nostro Remo Mattassoli, questa sera il nostro ospite. Buonasera, Remo. Buonasera. C'è anche con noi Leonardo Cotognini. Remo, ecco. Buonasera, Remo. Tu le fasi, no, che ci raccontava prima Pietro, le hai vissute tutte. La prima nota di cronaca è che la CBF Balducci HR è tornata per una sera a Villa Potenza. Ecco, e non è, per noi non è scontato. Negli studi della IG Sport a casa di... Abbiamo fatto... Questo fantomatico Giuseppe Isidori... E quindi buon rientro, diciamo, in patria. Grazie. Perché in effetti è un po' trascurata qua la, no, infatti avevo sorvolato CBS, ma però, è giusto ricordare, però insomma, anche nel nome di Tito Antinori, insomma, tutti quelli che si sono impegnati negli anni dell'artigianato pallavolistico, insomma, va riconosciuto. Villa Potenza era la prima genitura, è importantissima. Guarda, io seguo la CBF da quando faceva la B1. È stata una cavalcata emozionante, perché già aver vinto il campionato di B1 e approdare la 2 sembrava il massimo. Un'impresa importante. E poi è arrivata anche la 1, intervallata, come ricordava Pietro, dalla Coppa Italia, no? Che fu una vera sorpresa, nessuno ci pensava a un successo del genere, mostrando anche un'ottima pallavolo. Probabilmente, notava anche Pietro, è stata un po' presa male la 1, ma
la prima esperienza assoluta che, no, che pretende. Poi con delle squadre mostro, perché proprio abbiamo visto veramente il meglio della pallavolo mondiale, siamo contenti di questo. Io ancora in mente la partita con Conegliano, venni a vederla, fu veramente uno che spettacolo. Poi si comportò anche molto bene la CBF, perché ecco la forza della squadra, che se riesce anche a essere continua nella partita. A sprazzi ci riusciva, si è vista bella pallavolo anche dalla nostra squadra, però non riuscivi a avere quell'energia sufficiente ad arrivare fino alla fine, perché le altre erano più attrezzate come squadra. Però qui c'è la cosa fondamentale, che la CBF non è che ha abbandonato, ha rilanciato, perché la squadra di quest'anno è frutto di un lavoro, di una riflessione, di un qualcosa che non è un passo indietro, è un volersi stabilizzare i vertici della pallavolo. E questo le è piaciuta l'aria di Serie 1? Beh, detto, perché non tornarci? Anche perché lo ricordava anche Saia, c'è un abisso tra 2 e 1. Però questo ha comportato anche un salto di esperienza societaria. Cioè dagli artigiani che ci davo prima della B1 a oggi c'è si vede un'organizzazione particolarissima, sì, una crescita, non c'è niente a caso, dalla dieta delle giocatrici al tipo di preparazione atletica e anche psicologica. Quest'anno c'è anche un coach mental coach. Sono tante figure professionali alle spalle di quello che si vede, che è veramente una piccola media industria, possiamo dirlo, perché comincia a interessare decine e decine di persone in attività del genere. Strutturarsi bene in questo senso significa veramente mettere le basi per poter stare magari dove sta Pinerolo oggi, e perché no? Pietro c'ha anche passioni, cioè non sta qui di passaggio, c'è una sua storia, appunto una passione che è riconosciuta dall'azienda, che praticamente è un ramo d'azienda, la squadra. Diciamo il ramo della CBF sportivo, questo. Ecco, quindi... e ha dato fiducia a una persona che sa collegare quello che è il passato col presente e anche il futuro di questa squadra. Ecco, sicuramente, come dicevi, c'è stata una crescita sotto tutti i punti di vista, nuove figure che sono state inserite nell'organigramma, e poi appunto quest'anno una squadra che davvero si sta comportando benissimo. Leonardo, tu mi dicevi, hai seguito un po' i risultati di questa CBF Balducci 2023-2024, una grande stagione quella in corso. Beh sì, è una stagione a livelli altissimi, mi ricorda molto quella, ecco, di 2 anni fa, che poi ha regalato la promozione in A1. È una squadra rivoluzionata sotto alcuni punti di vista, perché comunque un po' come era successo con la promozione in A1, l'organico della squadra è cambiato, come è normale anche che sia, ed sì, è giusto che sia così. Però è una squadra che comunque rispecchia molto quello che è la società, ovvero una squadra quadrata, una squadra solida, che sai, ogni tanto il salto di categoria al contrario può avere un contraccolpo peggiore di quello che ci si aspetti, perché di solito scendi dal lavoro. Beh, non è mai facile. Tutti si aspettano che tu stai su e poi puoi imbroccare l'annata, invece loro fin dall'inizio sono stati sul pezzo e stanno lassù. E poi in tempo di Natale penso che non ci sia regalo più bello che omaggiare una squadra che poi ci sta regalando a Macerata, a Villa Potenza, comunque ecco, a questa città un sogno che dura da tanti anni, perché diciamo hanno sopperito in modo eccellente all'assenza della Lube, che anche a livello sociale sembrava una mancanza che non potesse essere risanata in alcun modo. Invece queste ragazze stanno regalando tanta passione a un ambiente che sembrava un po' essersi allontanato dalla pallavolo. Probabilmente l'unica Coppa Italia, che è l'unico trofeo finora vinto, quello un po' sta stretto, però speriamo che poi nei prossimi anni possano arrivare molti successi in più per proprio una società che al di là dei risultati poi sportivi
È una società che è seria, che lavora e che fa di tutto per aiutare sia le proprie ragazze, ma anche a livello sociale una città come Macerata. Ma assolutamente, nel senso, questo è proprio il bello che dicevi. Perché? Perché dopo una stagione che tu per la prima volta assapori qualcosa di meraviglioso, scendi subito di categoria, tanti potrebbero veramente alzare le braccia, soprattutto lo sponsor. Invece lo sponsor ci ha creduto, ci crede, abbiamo costruito una squadra che posso dire effettivamente è stata costruita bene. Ma a vederle a lavorare in palestra, queste ragazze, è qualcosa di meraviglioso, perché sembra che sia 20 anni che si conoscono. Sono proprio affiatate, lavorano molto, poi il lavoro di solito premia. Poi chiaramente adesso il 10 di gennaio iniziamo i quarti di finale della Coppa Italia, che non ci nascondiamo, è il primo obiettivo, perché noi abbiamo vissuto questa esperienza straordinaria, ci farebbe veramente piacere. E ricordiamoci che noi siamo Villaroli, come si diceva, che poi essendo che non abbiamo una struttura Giocare, idonea qui, certo, della potenza. cioè, però devo anche aprire una parentesi che l'amministrazione comunale è da un po' d'anni che ci sta mettendo a disposizione un buon impianto. Sugli ultimi 3 anni ci sta anche investendo molto, perché ha fatto dei lavori anche abbastanza importanti. Quindi l'amministrazione c'è, lo sponsor c'è, la società c'è, quindi ragazzi. E chiaramente sto a Villa Potenza, come vi dicevo, il cuore è sempre l'HR, perché se siamo tutti dal calcio, quindi io sono riuscito in 3 anni a vedere la partita, perché purtroppo il sabato No, ero lì, no, però coincidono un po' gli impegni. mi piace, mi piace, quindi quando le cose non va è un po' in silenzio, ma soffro lo stesso, perché mi piacerebbe fare veramente i complimenti a chi è riuscito a Sì. ripartire, perché c'era bisogno. Quindi un grande in bocca al lupo va anche a tutta l'area recita. Noi, per quanto riguarda il volley, faremo il possibile, come dicevo prima, per regalare altre soddisfazioni. Però questa è una squadra. Come tutte le squadre c'è bisogno di tutti, soprattutto c'è bisogno delle gente che ci viene a sostenere. Poi chiaramente Remo è un bel successo, si conosce, lo sa, lo vede, perché non ti inventi nulla. Adesso effettivamente c'è un'organizzazione della quarantina di persone che lavora lì, perché effettivamente dal nutrizionista al psicologi, ai dottori, ai fisioterapisti, cioè preparatori, cioè determinate figure che se vuoi ottenere e arrivare a certi livelli c'hai bisogno di questo, perché questo è. Quindi noi ci proviamo fino alla fine. Tra l'altro voi anche, diciamo, dal punto di vista della comunicazione fate un lavoro davvero invidiabile. Io mi diverto sempre a consultare i vostri profili social, a guardare i reel. Davvero complimenti Ah, per voi siete questo. ragazzi, grazie. Oggi è così. Poi, come ti dicevo, la famosa Ivorno, io devo dare tanto a Carlo. Ma Carlo, allora, diciamo una cosa. Noi viviamo su un terreno che è Macerata, che la Lupe ci ha insegnato. La Lupe, insomma, chapeau. È una società che è da prendere per esempio, Parla seria, da chiara. sola la sua Sì, bacheca però. parla la greca, parla le persone che ci Sì, sono, sì. parla la serietà di questa società. Quindi la Lupe, come si dice, se lo bene il cuore, secondo me, per chi ama questo sport è nel cuore. Quindi noi stiamo andando in giro per l'Italia, ma chiaramente quando sente Macerata sente come lui. Noi siamo onorati e siamo orgogliosi. Carlo Perri è un ragazzo che ha avuto tante esperienze con la Lupe, e questa sua esperienza ci è stata trasmessa. Quindi è stata una campagna acquista abbastanza lunga, però alla fine siamo riusciti a portarla a Macerata, Portare la a casa. trattativa. Quindi grazie a tutti, no, veramente. Cioè, oggi se si vuole andare avanti bisogna andare coi tempi, bisogna Certo. informare la gente, poi non si finisce mai. Però diciamo che siamo Sono sempre sempre aperti, essere perché sempre aperti e sempre a nuovi consigli, perché attenti alle come novità, certo. assolutamente, assolutamente. Quindi viva lo sport! Prima Leonardo ha tirato fuori un bel argomento, no? Il fatto che ci siano alcune analogie fra questa squadra e quella che 2 anni fa conquistò la promozione. Tu Remo, che te la ricordi benissimo, le vedi queste analogie? Ma guarda, l'analogia c'è, ma questa di quest'anno ha una particolarità, le vedo, come diceva Piero, molto affiatate.
molto più delle precedenti, anche più solide, anche giocare più tranquilli, con la giusta tensione ma tranquille. Ma stupito infatti il risultato di domenica, tra l'altro anche a casa, cioè dove inaspettato. Però nello sport ci avevate abituato troppo bene. Però nello sport ci sta, e credo, conoscendo il carattere tipo di Giulia Bresciani ad esempio, quella più, ma anche la capitana Alessia Fiesoli, col carattere che ci hanno, io credo che questa sconfitta potrebbe essere una vittoria, sì, perché gli ha fatto fare i conti con la realtà. Forse pensavano, dopo 11 vittorie consecutive ormai, poi con Offalengo che ci abbiamo vinto all'andata, un po' abbassato la guardia. Offalengo è una squadra di medio-bassa classifica, per cui probabilmente non... Però anche nella pallavolo ci stanno dei contrasti nel gioco, che magari se becchi quello giusto anche la squadra forte la metti in difficoltà. Solo che magari un conto perde 3-2, un conto perde 3-0 in casa, perché lì c'è qualcosa veramente che è saltata quella sera lì. Io per fortuna non c'ero una volta. sarà per quello, però, allora però ho sofferto a distanza quando l'ho saputo, ma perlomeno lo stavo lì per fortuna. Non sono collegato, anche perché spesso sto seduto vicino a lui, per cui sento sempre i riflessi. No, lo stato d'animo suo probabilmente è quello che ha detto te, cioè, premesso che, come si dice, tutte le giammelle non vengono in buco, probabilmente da parte delle giocatrici pensavano di avere meno difficoltà, e quando si è accorte che le difficoltà c'erano, poi non sempre ci si riesce. Ma il problema è, come hai detto te, la pallavolo è uno sport totalmente mentale, che se non mentalmente non sei precisa e sei concentrata, potresti incappare a volte a delle figure non proprio. Però non è successo nulla, perché anzi, probabilmente qualcuno, siamo ritornati con i piedi a terra, te le fa capire che tutte le partite vanno affrontate in un certo modo, che noi prenderemo, faremo tesoro, speriamo di questo. Chiaramente adesso abbiamo una trasferta lunga sabato, però domenica di sera si rigioca, andiamo avanti passo dopo passo, sì, partita dopo partita. Poi con li faremo verso aprile. Sai, fammi fare anche a me un ringraziamento a Carlo Perri, perché lo conosco da quando stava anche alla Lupe, l'ho seguito qualche volta, qualche anno. La Lupe è stato sempre gentilissimo, ti fa trovare nelle migliori condizioni, ti dà tutti gli strumenti per lavorare bene. Non è scontato. Mi ha fatto molto piacere ritrovarlo qua. E infatti ha trasferito alcuni meccanismi di comunicazione che adottava la Lupe alla CBF, e questo è tutto positivo. Infatti, in termini di comunicazione, insomma, credo che frutti. No, ma anche il fatto di avere poi il palazzetto pieno la domenica, credo sia, no? una naturale conseguenza di tutto questo. Ma anche nel lavoro specifico, proprio giornalistico, trovi un'interfaccia che è affidabile. Certo, sicuramente. Leonardo, c'hai qualche curiosità che vuoi chiedere al presidente? Ma guarda, curiosità in particolare no, ce ne sarebbe una, ma non ha risposto davvero quando tornate in Serie A 1, che è una risposta a cui solo il tempo ce la saprà dare. E, no, nulla se non, ecco, rinnovare le congratulazioni alla società, e avendo qui il presidente, tutto quello che c'è stato, l'allarghiamo anche la famiglia di Tito, che comunque ha aiutato non poco a creare questa realtà, anzi è quello che probabilmente ha dato il via al tutto, e senza cui oggi qui non staremmo parlando della CBF. E ecco, penso che poi possa confermare anche il presidente, ma l'esperienza in A1, seppur dal punto di vista dei risultati poteva sicuramente andare meglio, dall'altra parte secondo me, se un domani dovessero tornare in Serie A1, saprebbero meglio come affrontare. Beh, certo, dall'esperienza si impara, più dinamiche, cioè sarebbe una prima stagione in Serie A1 molto diversa dalla prima esperienza proprio. Assolutamente, te la confermo, perché poi, come dicevi, per quanta passione ci metti, ma non hai scontato nulla e non hai le certezze, perché
dall'altra parte c'è sempre altra gente che vorrebbe vincere come te, quindi a volte se perde 16-14, 15-13, due pari, che lì sarebbe da due punti a ciascuna, perché effettivamente un punto nazionale ci sta, però lo sport è bello pure per questo, bello e brutto. Chiaramente la famiglia Andinori ha fatto tanto, come sta facendo adesso la famiglia Valducci, perché, che ripeto, perché la GBF, l'HR è diventata una costola sportiva dell'azienda, certo. Siamo diventati più o meno un'azienda per il movimento che si fa, per tutta l'amore del lavoro, però come dicevo non finirò mai di ringraziare queste persone, perché adesso è l'ossigeno di questa società, quindi andiamo avanti così e poi vediamo, è forza vita potenza, questo lo urliamo a grandissima voce. Ci dicevi, no, che non sei riuscito a vedere ultimamente le Recina Calcio, magari sono sui filmati, sui gli highlights, benissimo, ci fa molto piacere. Era seguo, poi è normale che chiama Gianni Attanoni oppure al mister per me ci incontra, però insomma soffro lì, perché i vostri servizi, ecco, questo insomma ci ha avvenato, perché è giusto che sia così. State lavorando anche in condizioni, se siete partiti da poco, state facendo delle belle cose, per chi non ci può andare date la possibilità, certo, sì, ci fanno un servizio, più belle cose della settimana, quindi insomma le cose sono diverse, seguitate così, però qualche volta voi siete soprattutto giovani, Remo c'è, quindi noi l'avventura di fianco, noi continueremo a seguire, perché capisco che gli impegni sei tanti. Poi siete giovani, c'è anche un impegno maggiore, quindi ecco, quello non bisogna lasciare mai. Detto questo, ragazzi, mi femminile, perché mai dire mai. Quindi noi più di questa organizzazione non possiamo mettere a disposizione. Un'altra nota, che lo dico per un fatto di costume, non voglio fare bassa. Quest'anno è la squadra più bella. Anche da un punto di vista proprio estetico delle ragazze, abbiamo avuto una prova poco fa. Assolutamente, mi sbilancio, abbiamo avuto una prova. Allora, noi, il nostro direttore sportivo, chiaramente, che è Maurizio Storani, sì, e lui pure un'altra pietra miliare dei volontari come Dino, come Daniele, come Sandro, come Manuel, insomma, cioè, fortunatamente ce ne sono molti. La squadra deve essere brava. Poi se oltre che brava c'è anche la bellezza, ancora meglio, non guasta. Quindi fa piacere agli occhi, ma adesso a parte tutto sono delle ragazze veramente meravigliose, sì. Perché sono brave e a questi livelli non è semplice, perché loro sono molto molto impegnate, perché tra l'altro loro si laureano tutte, ci sono laureate e continuano a studiare, quindi è uno sport dove si studia. A differenza di qualche altro sport che la cultura non ci pensa, e diciamo anche in campo poi questo aiuta, no? Avere diciamo una assolutamente la cultura non fa mai male, anzi, no, infatti la cultura aiuta molto, e noi continueremo a seguire la HR Volley con le interviste, no, del post gara, grazie al nostro Remo Matassoli che è sempre davvero molto attento. E ovviamente una squadra che impreziosisce il nostro canale, perché noi siamo abituati ai campionati dilettantistici, avere appunto una squadra di Serie A2 che gli auguriamo appunto di tornare anche in Serie A1 sul nostro canale, non può che essere un orgoglio per noi, ecco. Il piacere e l'orgoglio è nostro, e poi assolutamente con Carlo, se tutto va bene, ci impegniamo sinora, a fine stagione li facciamo con Peppi Sidori, ma magari siamo approvati anche noi in A1, esatto. Non è che è il massimo, quando siamo stati anche noi in A1. Ci siamo tutti insieme, dai. Diciamo con Peppi Sidori, che signore ti dicevo prima, sempre lui, mazza, ne ha fatte, sto signore ne ha fatte tante, probabilmente ne ha fatte anche più di me, perché è un appassionato, ne ha fatte tante, sì. E ci siamo divisi anche qualche merito nella prologo, ne abbiamo fatte tante, però non ce l'ha comandato mai nessuno, ci piace, è una grande persona, e poi soprattutto perché ha dei colori fantastici. Su quelli sono meno d'accordo, però quest'anno bisognerà fare una puntata su Peppi Sidori, però lo mettiamo qua, non dietro le telecamere, lo mettiamo qua, cioè, Peppi Sidori può raccontare la storia di questa frazione dall'A alla Z, sì, tutto, perché effettivamente, e quindi
Grazie signor Isidori per la vostra ospitalità. Grazie. Buonasera e colgo l'occasione. Certo. Veramente tanti auguri a tutti, ce l'abbiamo bisogno di auguri e di tranquillità, perché mi sembra che ultimamente ce ne sia poco nel lato globale, però la vita è bella, bisognerebbe godersela quando c'è la possibilità. Quindi voi che poi siete giovani, a maggior ragione, la vita è bella. Grazie mille Pietro Palella, facciamo gli auguri a lui, alla squadra, alla società, a tutti quanti, veramente tutti i detti lavori. Remo, faccio fare l'ultimo saluto a te. Buone feste. Ah, ecco. Buone feste a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci.